Eccoci tornati in diretta. Come avete visto dalla nostra schermata principale, ci buttiamo direttamente nel focus della settimana delle fonti TV. Dal nostro sito lo vedete subito, lefonti.it, settimana dedicata alle assicurazioni e al risparmio con la nostra TV Week dal 15 al 21 giugno, quindi da lunedì siamo partiti, andremo avanti fino a domenica, insomma, di fatto a parlare di come è cambiato il mondo delle assicurazioni del risparmio. Al centro dell'attenzione sempre il tema dell'emergenza del coronavirus con tutti gli step che ci hanno portato ad oggi, cioè l'emergenza, il lockdown e soprattutto la ripartenza. Noi naturalmente ci focalizziamo su questo per vedere come guardare al futuro con le nuove sfide da affrontare e anche con i diversi approcci. Io do il benvenuto ad Andrea Sabia, amministratore delegato di Bene Assicurazioni per questa parte dedicata fondamentalmente all'assicurazione e alla digitalizzazione. Poi vi spiegheremo in che senso. Buongiorno, dottor Sabia. Buongiorno, buongiorno a lei. Buongiorno e bentrovato. Io partirei, se è d'accordo, con una domanda un po' retorica, anche da un milione di dollari, ma credo che sia una domanda che bene ci inserisce nel tema e nel focus di questa tavola rotonda. Le abbiamo definite così questi momenti dedicati. Ho già detto, no? Il coronavirus, ma lo sappiamo, ha modificato tutto, tutto e niente forse. Dobbiamo capire ancora cosa significa questo tutto. Sicuramente però l'approccio del business dovrà essere in qualche modo rivisto. Quanto è importante, dottor Savia, parlare di questi temi legati proprio anche al suo ambito, quello delle assicurazioni, in questo momento in cui ovviamente si pensa alla ripartenza, ma ancora forse bisogna fissare i punti fermi? Ma la ringrazio per questa domanda perché mi offre lo spunto per fare, credo, subito un paio di riflessioni. La prima è che questo lungo periodo di lockdown ha dimostrato anche a noi assicuratori l'importanza di innovare le nostre macchine operative, di essere più vicini ai nostri consumatori e ai nostri clienti, anche potendo operare da remoto. Sembra un ossimoro, ma sta a significare che proprio in queste settimane, in questi mesi passati, abbiamo toccato con mano l'efficacia di poter erogare un servizio in modalità digitale, poter emettere una polizza a richiesta con una firma elettronica avanzata, poter effettuare un pagamento su piattaforma di pagamenti elettronici, dematerializzare l'intero processo di relazione col cliente, affinché anche attraverso questo strumento, la videoconferenza, sia possibile fornire un'assistenza, una consulenza ad un assicurato e a un cliente senza la necessità del contatto fisico. Era nel nostro vissuto un fatto che razionalmente consideravamo per tutti ormai acquisito, ma non era la prassi. Negli ultimi 3 mesi è diventata la prassi. Se vogliamo assistere i nostri clienti, dobbiamo avere un approccio digitale. Dobbiamo evitare il contatto fisico, dobbiamo evitare assembramenti, non c'è vita nei nostri luoghi di incontro, cioè le agenzie e i punti vendita. Dobbiamo sostanzialmente avere un approccio da assicurazione digitale e chi nativamente ha queste caratteristiche probabilmente oggi spende un vantaggio competitivo. La seconda considerazione. Abbiamo constatato, e lo vediamo tutti i giorni in queste settimane di fase 2 di ripresa, come anche nei consumatori vi è una rinnovata percezione dei rischi. Penso alla salute. Noi non abbiamo mai ricevuto richieste spontanee di preventivi per polizze e malattie legate alle spese extraospedaliere, piuttosto che alla necessità di avere esami e accertamenti diagnostici di grande rilevanza. Bene, oggi osserviamo che vi è una nuova sensibilità, una nuova attenzione. Vi sono addirittura richieste su questi temi. Vuol dire che amaramente, dopo questa tragica pandemia, la nostra popolazione si è resa conto anche del ruolo sociale che le assicurazioni private possono esplicare a vantaggio del cittadino, a vantaggio della famiglia e delle attività di impresa. Mi sembrano due conquiste, due avanzamenti di rilevante impatto e di rilevante importanza. Noi già oggi constatiamo con mano come questi fatti siano quotidianità. Ecco, dottor Sabia, dai due concetti che lei ha esposto, io ho preso due parole, relativamente a queste due impostazioni che lei mi ha dato e ci vorrei tornare. Lei ha usato la parola nativamente e amaramente, no?
per esprimere due concetti diversi. La mia domanda è questa: quando si parla di digitalizzazione, visto che è il tema principale, bisogna farsi trovare pronti. Noi adesso ne stiamo parlando tantissimo, tutti ne parlano tantissimo perché con l'emergenza coronavirus e con il lockdown abbiamo dovuto cambiare modo di lavorare, appunto con lo smart working, quindi attraverso le nuove tecnologie abbiamo dovuto prendere una maggiore confidenza. Però, appunto, chi evidentemente ci ha pensato prima e non solo nell'emergenza, ora parte forse in vantaggio. Mi piacerebbe capire in che senso, cioè come si guarda da questo spunto al futuro, come si evolve il business e come può essere rimodulato anche in qualche modo. Ma noi pensiamo che mai come ora nella nostra popolazione sia invisa un'attenzione all'utilizzo degli strumenti digitali che non era nella nostra cultura, nel nostro vissuto. Voglio fare un esempio concreto. La mia generazione, noi siamo nati negli anni 60, siamo i baby boomers, siamo nati con internet. Tutti noi abbiamo avuto il nostro personal computer negli anni 80 e nelle nostre attività lavorative e professionali abbiamo avuto un percorso di crescita professionale con l'interazione uomo-macchina legata al personal computer sin dai primi anni 90. Quindi sono almeno 20 anni che la mia generazione utilizza il personal computer, ma noi baby boomers non facciamo una pratica quotidiana, per esempio, di processi di acquisto su prodotti, beni, servizi in modalità consumer, da consumatore finale, perché vediamo internet e il web come un luogo per accrescere le nostre informazioni, per prendere recensioni, per acquistare servizi semplici, un libro piuttosto che un biglietto di un treno. Non ho Sì. mai pensato di acquistare delle sneaker per me. Attraverso il lockdown ho capito che invece il processo digitale di acquisto online è semplice, è comodo, è conveniente, posso attivarlo a mia volontà quando sono nelle condizioni psicologiche di voler valutare l'acquisto di un bene o di un prodotto, di un servizio. Tutto questo è rivoluzionario per le assicurazioni. Fino a prima del coronavirus, in Italia solo 10 italiani su 100 acquistavano una polizza online. Io credo che nei prossimi mesi vedremo una forte accelerazione, e non è detto che online equivale a disintermediare il ruolo dell'agente o del Ecco, broker. volevo Io arrivare lì. credo invece che la distanza e il servizio da remoto per quegli intermediari che hanno una loro attenzione all'interazione digitale, che hanno deciso di evolvere e di dotarsi degli strumenti e di lavorare con le compagnie che hanno questo tipo di cultura. E non basta la cultura, bisogna avere anche poi le soluzioni. Credo che per quegli intermediari si stia aprendo un mondo che offre nuove opportunità. Ecco, infatti io tra gli aggettivi che lei ha usato ci metterei anche, ovviamente con un punto di domanda per chiederlo a lei, è tutto questo è sicuro? So che cosa mi risponderà, ma io vorrei proprio dare questo tipo di informazione a chi magari ancora mostra resistenza rispetto al tema dell'online, no? Sia quando si parla di acquistare qualcosa o anche appunto di stipulare delle polizze, eccetera, anche perché si pensa che non che possa venire a mancare il contatto fisico, il referente che possa darci delle informazioni corrette, quindi come dire, beh, ma io metto i miei soldi per qualcosa che magari poi non riesco a comprendere fino in fondo. Allora vorrei capire intanto quanta resistenza c'è ancora rispetto all'utilizzo del digitale proprio in tema assicurativo e invece, vabbè, lei mi ha già risposto quanto può dare un'accelerazione anche questo periodo particolare storico che stiamo vivendo. Ma io credo che il tema della sicurezza era un pregiudizio che albergava nel nostro cervello fino a qualche tempo fa. Oggi i pagamenti online sono pagamenti sicuri e noi facciamo investimenti grandissimi per mettere in totale sicurezza. Abbiamo dei programmi di assoluta attenzione a tutto ciò che è prevenzione e dal punto di vista delle piattaforme tecnologiche. Oggi vi è un ciclo di maturità per cui questo è un non tema dal mio punto di vista. L'ansia e la preoccupazione è piuttosto nella testa di noi assicuratori, che ancora abbiamo una barriera psicologica ad affrontare un cambiamento. Il tema e la parola è il cambiamento. Ok. Sono più avanti i regolamenti delle pubbliche autorità e della vigilanza e sono più avanti i comportamenti dei clienti e dei consumatori di quanto noi assicuratori non siamo in grado
parliamo di digitale facendo sempre riferimento alle tecnologie, ma le tecnologie sono solo il fattore abilitante, non sono il digitale. Il digitale è la cultura che permea un'intera organizzazione, un'intera impresa, non è avere il dipartimento di innovazione. Quello è rimuovere il problema e delegare a un terzo il rifiuto che un'organizzazione ha di voler cambiare le proprie procedure, i propri processi, il proprio modo di lavorare. Bene, da questo punto di vista, estremamente favorito dall'avere una popolazione professionale più giovane della media e avere costruito il disegno di una compagnia che ha nella strategia digitale il cuore della declinazione del servizio. E i nostri intermediari, proprio in questi mesi, hanno fatto decine di attività e di incontri, webinar, di formazione per imparare a servire un cliente attraverso una videochiamata, attraverso una videoconferenza, sostituendo l'incontro. Mancherà la stretta di mano, mancherà il momento empatico del contatto fisico, ma tutto ciò che è prima della vendita, cioè la consulenza, dare consigli appropriati al cliente, e tutto ciò che è dopo la vendita, l'assistenza, la stiamo erogando in una maniera ancora più efficace e disciplinata. Quindi viva il digitale! Allora, dottor Sabia, bisogna dire che voi siete nati solo, tra virgolette, 3 anni fa, perché poi il solo è sempre relativo, no? Immagino siano stati 3 anni decisamente intensi, per quello abbiamo scritto da startup a realtà consolidata in grafica. Consolidata anche perché voi avete già raggiunto degli obiettivi non indifferenti, per esempio il break even, quindi il punto di pareggio, avete, insomma, poi adesso mi elencherà lei eventuali altri spunti, legato a questo discorso, io volevo capire in che cosa avete creduto fin dall'inizio, perché io ho letto una cosa che mi ha colpita particolarmente: noi crediamo nella funzione sociale dell'assicurazione. Okay. In che senso? Ecco, questo è stato il primo punto della vostra mission 3 anni fa. Ma per noi vuol dire recuperare la storia delle assicurazioni, l'assicurazione come strumento di trasferimento del rischio per mettere in sicurezza la vita delle persone, delle famiglie, delle attività, delle professioni. Pensi, non costruiremmo e non potremmo vedere un grattacielo nella città di Milano se non vi fosse chi protegge quel cantiere e permette la realizzazione e la straordinarietà della creazione di un grattacielo. Questo è l'assicurazione e noi pensiamo di poter contribuire ad innovare, perché le nostre soluzioni, le nostre polizze sono digitali, sono dematerializzate, sono ricchi di servizi. Nel momento in cui c'è un sinistro, non attiviamo più una filiera tradizionale, ma operiamo con una videoperizia per cui il nostro cliente ci denuncia l'accadimento dannoso e in tempo reale noi con il suo smartphone, quindi lui da remoto è in grado di rappresentarci il luogo del delitto, il punto d'accadimento e rappresentarci le immagini del danneggiamento che ci consentono di intervenire a volte riparando direttamente senza neanche mettere in moto la tradizionale filiera dell'indennizzo, del risarcimento. E questo vuol dire dare al prodotto assicurativo un'accezione sempre più carica di servizio e quindi sostituire un atto contrattuale, qual è il contratto di assicurazione, con l'erogazione di un servizio. Questo vuol dire svolgere un ruolo sociale, perché nella protezione della salute della persona, dei beni della persona, del patrimonio, questo vuol dire offrire un'occasione di serenità e colmare un gap nella cultura dei rischi che vede il nostro paese ancora in ritardo. Se pensiamo ad esempio che solo il 40% delle abitazioni delle famiglie italiane hanno una polizza di protezione dei beni e della responsabilità civile del conduttore o del proprietario dell'abitazione, vi è ancora un grande mondo da conquistare, c'è un ritardo culturale anche nelle nuove generazioni. Il digitale certamente rompe queste barriere e facilita un contatto e un avvicinamento in un mondo quale quello delle assicurazioni, che è sempre stato di offerta del servizio e non di domanda. Pensiamo ora che questa frattura, questa barriera prossemica tra il cliente e l'assicurazione si possa avvicinare. È per questo che noi abbiamo grande fiducia nel futuro. Ecco, partiremo da qui adesso, però mi permetta una battuta. Il rapporto che si ha con l'assicuratore è un po' quello che si deve avere con l'avvocato, no? Cioè, di estrema fiducia. Fiduciario. Ecco. Fiduciario.
Perché appunto bisogna avere estrema fiducia. Allora, lei mi ha già detto, le stavo per chiedere, insomma, rispetto al futuro, quanto ottimismo c'è e perché, se vogliamo anche spiegare che cosa di positivo ci ha lasciato questo periodo di coronavirus, no? Che cosa possiamo prendere di positivo e quindi di conseguenza come anche cambiato il modo del cliente di relazionarsi a voi, non a voi, insomma, il vostro modo di approccio l'abbiamo compreso, poi possiamo tornarci, però se avete notato qualche cambiamento particolare anche da parte dell'utente, no? Visto che parliamo di questo Ma rapporto questo fiduciario. forse è troppo presto per dirlo oggi. Quello che noi intuiamo e vediamo nei comportamenti quotidiani è l'aumento dei preventivi online, l'aumento della frequenza di visita al nostro sito, la richiesta di nuove informazioni nelle aree riservate, con un cliente più maturo, più consapevole. Un cliente è un consumatore che secondo me ha capito che non può più essere autoreferenziale e che siamo individui interconnessi nella nostra società. Abbiamo forse riscoperto un senso di comunità che ci chiede anche di avere gli strumenti appropriati per proteggere la nostra vita. E dentro questa visione probabilmente ci sta in modo molto importante l'assicurazione, perché l'assicurazione dà una protezione con la quale tutti noi possiamo vivere meglio, a volte per pochi euro, e quindi senza che vi sia un costo che possa intaccare la nostra redditività e la nostra capacità di proteggere la nostra vita e i nostri beni per cui lavoriamo e per cui facciamo a volte anche molti sacrifici. Questa nuova consapevolezza, questa riscoperta anche dei rischi emergenti, pensi a tutti i rischi legati al mondo degli attacchi digitali, cosiddetti cyber risks, sono fatti che fino a qualche tempo fa non erano percepiti. Mentre oggi c'è chiaramente un'attenzione a questi nuovi aspetti, un'attenzione che ha bisogno di nuovi servizi. Per questo il mondo delle assicurazioni si deve aprire all'innovazione e coloro che avranno un'apertura mentale, una velocità di esecuzione dell'innovazione più pronta, io credo che potranno cogliere veramente dei successi nei prossimi anni. Esatto, i vostri obiettivi, andiamo più proprio nel merito. Allora, il vostro fatturato del 2019 è di 76 milioni. Quali obiettivi vi siete posti, insomma, da quest'anno in avanti? Ma cominciamo a dire che nel 2019 abbiamo concluso il nostro terzo anno di vita e con veramente molta determinazione ci troviamo a poter dire che il bilancio appena approvato dal nostro organo amministrativo e dalla nostra assemblea è un bilancio con il primo utile di gestione, quindi è stato raggiunto il punto di pareggio, il cosiddetto break-even point. Questa è una buona notizia perché normalmente le assicurazioni in Italia e in Europa, quando nascono nel settore dei danni, impiegano 6 o 7 anni a raggiungere il punto di pareggio. Noi abbiamo messo la metà del tempo. Io, nella mia vita professionale, sono stato manager e imprenditore di un'altra compagnia fondata da zero e impiegai esattamente il doppio del tempo per raggiungere il punto di pareggio. Questo a dire che è un primo successo che noi possiamo ascrivere e che ci pone almeno con un anno di anticipo rispetto al nostro avanzamento previsto dal piano industriale sottoscritto dagli investitori internazionali, il gruppo Neuberger, il gruppo Aspe, che hanno concorso alla nascita di Bene in Italia. Oggi ci hanno dato fiducia già più di 250.000 clienti e con i nostri 76 milioni di premi raggiunti puntiamo con decisione al raddoppio delle dimensioni, perché riteniamo che la dimensione critica per competere oggi per una nuova compagnia digitale in Italia sia quella dei 150 milioni di premi con 500.000 clienti. Il tutto facendolo con una grande innovazione, la omnicanalità. Un nostro cliente può venire da noi per chiederci informazioni, servizi e preventivi in modalità online, ma ha anche a disposizione 280 agenzie in tutte le regioni italiane che sono pronte a dare un servizio e garantire quella relazione di prossimità e di vicinato anche attraverso una videochiamata, anche attraverso una videoconferenza che rende il servizio rapido, agile e naturalmente molto a contatto col cliente e con i suoi bisogni. Ecco, infatti io le stavo proprio chiedendo quest'altra parola, innovazione, che poi si lega a tutto il tema delle nuove tecnologie, no? E della digitalizzazione, innovazione
intesa come di processo e di prodotto, quindi entrambe le questioni, no? Ovviamente il modo di portare avanti anche i rapporti con i clienti. Qui si basa un po' anche la nuova sfida per il futuro, dovete intercettare ancora di più i bisogni di chi giustamente deve assicurarsi e deve trovare un rapporto fiduciario con chi può garantire questi prodotti. Ma come le dicevo prima, l'innovazione la si pratica quando si sottoscrivono le polizze, quando si valutano i rischi, quando si liquidano i sinistri, quando si incassano i premi. Sono tutte le dimensioni della relazione con il cliente e noi pensiamo che tutti questi momenti siano momenti che un moderno intermediario può gestire in modo digitale, perché è più efficiente, è più rapido e dà più soddisfazione al cliente, che chiede di avere un'esperienza di consumo simile a quella che lui ha quando va sulla piattaforma di Amazon. Tutti noi conosciamo Amazon, anche la mia generazione oggi ha imparato a fare acquisti su Amazon. Bene, abbiamo visto la facilità, abbiamo visto come la cosiddetta user experience, cioè l'esperienza di consumo che ha il cliente, è molto gratificante ed è molto invitante. L'assicurazione deve riproporre questo stesso formato, questo stesso modus operandi, e noi come compagnia digitale stiamo applicando la nostra energia affinché non sia solo una questione tecnologica, perché la tecnologia presa per se stessa non fa diventare digitali. C'è un mio vecchio amico di Lodi che dice che la tecnologia equiparata al digitale è come mettere il rossetto al maiale. Noi pensiamo esattamente questo, di essere una compagnia che ha una visione del servizio al cliente che è integrata con la propria strategia digitale. Certo che per realizzarlo servono nuove tecnologie. Ecco. Noi stiamo lavorando con un approccio robotico per le attività seriali, dove non serve l'intelligenza umana, ma un robot può sostituire attività manuali ripetitive. Ecco a cosa serve anche nelle assicurazioni, ad esempio, la cosiddetta workforce automation, l'automazione del lavoro seriale attraverso la robotizzazione, il software robotico. Questa è innovazione vera, praticata, non dichiarata. Lei mi ha letto nel pensiero, sa perché, dottor Sabia? Perché io le stavo proprio chiedendo laddove le idee non mancano, e appunto in questo caso non mancano al 100%, abbiamo bisogno tutti noi però di risorse. Da questo punto di vista le abbiamo, cioè possiamo contare su una buona dose di risorse a cui possiamo attingere? Sì, direi proprio di sì, perché bene, come gruppo assicurativo, come dicevo poc'anzi, nasce sulla volontà di un gruppo manageriale composto da me, dal CFO Lodovico Radice, dal CEO Alberto Dominici, che ha dato la propria esperienza, da un senior management che accumula più di 200 anni di lavoro nel settore delle assicurazioni, quindi conosciamo questa professione perché è stata la nostra unica professione. Molti di noi sono nati addirittura da intermediari a contatto col cliente, quindi siamo ancora più vicini alla cultura degli intermediari perché noi non nasciamo seduti dietro le scrivanie, ma le risorse economico-finanziarie per sostenere l'innovazione sono importanti e noi abbiamo deliberato un piano di investimenti che ci vede oggi impegnati con mezzi propri per 25 milioni, pronti a irrobustire ulteriormente il capitale che servirà a finanziare lo sviluppo di questa impresa, che ha già tracciato una rotta fino al 2026 e quindi è in piena navigazione, avendo solo fatto il primo gradino di una scala di 10 gradini. Bene, senta, dottor Sabia, in conclusione, io amo, forse come lei, essere molto pratica e siccome questi spazi devono servire anche a chi ci segue per capire qual è l'approccio più semplice, appunto, in questo caso per rapportarsi al tema assicurativo. Riassumiamo proprio io dico 5 punti, poi possono essere 4, possono essere 10, veda lei gli step da seguire, cioè l'impostazione giusta da avere in tema assicurativo, se siamo utenti, ovviamente. Se siamo clienti e utenti, io direi che dobbiamo fare quello che facciamo nella nostra vita quotidiana tutti i giorni. Qual è la nostra naturale estensione, mi lasci dire in modo plastico, corporea, e avere in mano uno smartphone? Perché oggi in Italia c'è un numero di SIM card superiore al numero dei cittadini italiani. Abbiamo circa 1,5 SIM card per cittadino italiano. E l'82% della popolazione dispone di uno smartphone.
Quindi la prima cosa che possiamo fare è fare www.bene.it. Abbiamo un marchio che è semplice, è facilmente memorizzabile e su www.bene.it sempre di più si declineranno soluzioni, servizi, assistenza, per cui andiamo verso un mondo di interazione, un ecosistema di attività che vogliamo dare attraverso la nostra piattaforma digitale a disposizione dei nostri clienti. Ma, come dicevo poc'anzi, noi siamo anche una realtà omnicanale perché crediamo moltissimo nel ruolo dell'agente, dell'intermediario professionale digitale, per cui dal nostro sito un cliente può vedere dove sei e scegliere l'agenzia più vicina a casa sua e chiamare o scrivere a quell'agenzia per stabilire un contatto in videoconferenza. Tutte le nostre agenzie sanno condurre un incontro in videoconferenza. Tutte le nostre agenzie sono abilitate per erogare un servizio che possa rispondere ai protocolli post-Covid-19, per cui riteniamo come impresa digitale di essere adeguati a dare una consulenza moderna con soluzioni innovative. Il terzo consiglio è guardarsi da chi si limita a dichiarazioni di intenti, ma guardare concretamente attraverso le recensioni e l'esperienza di conoscenti, colleghi, amici. Quali sono effettivamente i vantaggi conseguiti dall'avere servizi rapidi, snelli, convenienti come quelli che Bene Assicurazioni si propone di offrire al mercato nella sua traiettoria di crescita che sarà molto importante nei prossimi anni? Beh, poi direi che bene potrebbe essere la parola chiave per guardare al futuro in modo positivo, perché ci sono tante incognite, noi lo diciamo sempre, insomma, quindi avere, come dire, questa carica e questa dose di ottimismo fa sempre bene. Ecco qua che ci torniamo sulla parola. Io la ringrazio, dottor Sabia, e ci sentiamo presto, non anticipiamo nulla. Comunque, grazie per questo primo recap sul mondo assicurativo e su come guardare ai modelli del futuro. Buona giornata. Grazie a lei, buona giornata ed è stato un grande piacere conoscere i vostri spettatori. Grazie, grazie, grazie a Andrea Sabia, amministratore delegato di Bene Assicurazioni. Andiamo in pubblicità, tra poco noi torniamo con un'altra tavola rotonda, parleremo di nuovi approcci di portafoglio, quindi l'altro tema della nostra settimana dedicata ai focus essenziali di questo periodo, assicurazione e risparmio, parleremo di risparmio.